Sol Mafia, cosa stai facendo? Guardate che bella vista che ci abbiamo. Lo vuoi, vero? Marco! Perché c'hai il ciclo? Perché mi è venuto anche a me, però... La vera pizza napoletana... Thailandese. Vai, mamma. Scaricate Flower. Ed ecco qua la vita degli Instagrammer come Sol Mafia. Sol Mafia, ma cos'è tutta questa riccanza? Fa vedere il cuscino. Madonna, ma che cosa sei? Un hobbit? Ho rotto le mie slippers. Come? Perché? Slippers. Cioè, slipper in italiano si dice slippers. Slippers. Ah no, infradito. Perché le ho rotte, mi dite? No, nessuno te l'ha chiesto, no, ma no, diccelo. Te lo dico. Story time! Perché un tizio strano, però in metro, mi ha calpestato per la 16ª volta in un giorno con il mio ciabatte. Stai dando la colpa a me? No, ho detto un tizio strano, però se ti senti preso in causa, sì. Io sono un tizio speciale. Comunque, insomma, Serafini mi ha rotto i sandali fondamentalmente. Ma cosa stai dicendo? Scalzo, devo trovare un paio di sandali. Tu hai rotto la mia SD invece, stronzo. Aspetta, che? La mia SD, non la USB come l'hai chiamata prima. Mestica, ma se mi hai fatto cadere pure quella, tra l'altro. Vabbè, parla delle cose belle della giornata. Oggi è il giorno 2, ma abbiamo una novità, perché? Perché oggi odio meno Serafini. No, vabbè, quella che novità è, scusa? Ah. Dopo il servizio che ti ho fatto ieri sera. No. No. Oggi sono andato in ambasciata, finalmente oggi era aperta e ho preso il mio visto nuovo. Ma non l'hai preso tra due giorni, cioè, non è detto. Però è confermato, quindi vabbè. Ce l'ho. Tra due giorni lo prendo fisicamente. Secondo... Oggi l'ho preso astrattamente. Ha fatto l'application form per avere il visto oggi. Poi lo prendo veramente. Lo prendi veramente? Sei contento di prenderlo giorni. Fisicamente veramente? Beh, certo, cioè finalmente. Ma chi è che te lo dà? Beh, lì è persona all'ambasciata. Ah, ok. Quindi ci gustiamo questo americano e poi andremo alla ricerca delle nuove infradito di Sol Mafia. Che budget hai? Riccanza? Il tuo, me lo compri tu. Se vuoi sì. Sol Mafia, cosa stai facendo? Oddio. Ragazzi, un disadagiato. Un povero. Tra l'altro le carte hanno detto a Sol Mafia di non fidarsi mai di me. È vero, non fidatevi di Sebastiano Serafini. No, hanno detto solo a te di non fidarsi. Allora, capito, ma cioè, sarà in generale allora. No, non credo. No, non credi? Che ne sai? Fidatevi. Allora, fate le carte e chiedete alla cartomante di analizzare Sebastiano Serafini. Sì. Scrivete nei commenti cosa vi dice. Se dice cose brutte, uccidetela. Vabbè, ma guarda che tutti gli italiani in Giappone mi odiano. Guarda, questa canzone è per te. Guarda, queste sono perfette. Sono anche in SEO, dai. Così almeno possiamo camminare. Ah, però... Le Crocs costano, eh. E sono così brutte e costano così tanto. Sol Mafia fa la Cenerentola, ma c'ha i piedi di Genoveffa. Prova questi. No, questi. No, sono carini. Sono grandi. Ma no, questi sono perfetti. Sono grandi, si vede da lontano 6 miglia. Queste sono perfette, sono sicuro. Secondo me queste ti vanno. Secondo me comunque le più carine erano queste, dei Mamette. Quanto sono costate? 100 euro per le nuove scarpe di Sol Mafia, che fa sempre finta di non avere soldi, invece è un ricco. Thank you. Che bello. Guardate che bella vista che ci abbiamo. Bene, e oggi si mangia indiano. Lo vuoi, vero? Sì. Che bello che è. Questo ce lo possiamo. Ma sai che al Sofitel ce n'è uno simile, però c'è l'aerone sì. Rosa. È più bello questo. Secondo te, se gli facciamo una promotion, ce lo regalano? Sì, me lo metto in valigia. Sì, carino. Bello, se lo svuoti è bello. Stiamo trovando un outfit per Marco stasera. Che vuole fare conquiste. No. Ma questo è tutto Hello Kitty? Sono tutti loro. Questo com'è che si chiama? Keroppi. Questo è tutto Hello Kitty, quindi io conosco solo lei Hello Kitty, non conosco tutti. Ma è sempre Hello Kitty friendly. Ma Hello Kitty, io non l'ho mai capito, è inglese o... cioè lei è inglese però è nata in... cioè come funziona? È giapponese. A voi piace? Cos'è? Bello. La vuoi? Bello. La tazza di Hello Kitty, sai cosa vorrei io? L'asse del cesso di Hello Kitty, se la ce l'ho. Cioè, la venderanno qua. Se la vendono qua, ma c'è. Ma anche questo, non sapevo che anche questo era di Hello Kitty. Lo sapevi te? Sì. Io non lo sapevo, non avevo proprio idea. Ma cazzo, ma io non lo so, io sono l'unico che non conosce niente. Queste cosa sono? Le matrioshke di Hello Kitty? Ah, l'hai scritta tutta in giapponese, cioccoletto. Le lunchbox di Hello Kitty. Cos'è questo personaggio? Oh, guarda, sei diventato un personaggio di Hello Kitty, hai visto? Cosa? Ma scusa, non lo vuoi di Sailor Moon? Cosa vuoi?
piace? Te lo compri? Te lo compro? Quanto costa? C'è anche così. Più bello così, almeno si vede. Ma questo è più maschile. È più. Sì, sì, è proprio più maschile. No, dai, è carino. Guardate che carine queste. Questo è carino questo. Questo è più carino dei personaggi di Hello Kitty. Che cos'è questo? Non l'ho mai visto. Questo Bazzumaru. È Bazzumaru. Ma li conosci tutti? Beh, ma Bazzumaru era famoso. Costa 700. Beh. Quanto 700? 700 è più o meno 20 euro, 21 euro. Ne vale la pena? No. L'uomo con pianta. Ma perché? Perché è divertente? Taxi rosa! Qualche bel commento, Marco? Beh. Vi dico solo che siamo al Gay Sword. Che sennò sembra che stiamo andando al Gay Village. No, è un centro commerciale che si chiama Gay Sword, ma come si dice? Non ha niente a che vedere. Non ha niente a che vedere con i gay, pare. Ti piace questo posto? Mi piace la sua posizione. Ma lei è una kitsune, è una fox. Guarda anche questa. Ma aspetta, vorrei capire che cosa sono queste. Sai come si chiamano questi personaggi? No. Furry Little Friend. Very little friend, yeah. Yes. Puoi commentare, Marco? Cos'è? Questa è arte contemporanea, che ne capisci tu? No, e tu? Serafini, ma che ne vuoi capire? Questo si capisce. Questo è un senso di appeso alla vita, capito? Sì, proprio quello. Ma perché c'hanno i tacchi? E cos'è perché? Quella cosa rosa che gli esce? Perché la vita è instabile, capito? Sì, ma cos'è quella cosa rosa che gli esce? Allora, quella è la coda. Ah, esatto. Infatti. Dottor Vagina. Dottor Vagina. No, non c'è scritto vagina, basta. Allora andiamo a vedere questi Furry Little Friends. Beh, però non so se mi piacciono o se sono orrendi. Vediamola anche di qui. Guardate che meraviglia quest'arte contemporanea. Io ancora non ho capito. Ma perché vedi che lui sta trascinando lei nel baratro, capito? Ah sì? Eh sì. Qual è il baratro? È questo qua giù o quello lassù? Ah no, è lassù. Quello è il paradiso. Il paradiso. Vuoi entrarci? Eh no, ormai siamo venuti, sì che andiamo. Sei contento? Ma stupendissimo! Siamo arrivati all'Unicorn Caffè! Meraviglioso, direi che è bellissimo. Sì. Entriamo. Però guarda quanti stranieri ci sono. Guardate che ci sono un sacco di unicorni. Guardate in che posti mi ha portato Marco. Siamo al Rainbow Caffè. Direi che se mi immaginassi casa mia sarebbe esattamente così. Cioè, con il culo di un unicorno dietro alle spalle. Cosa stai facendo, dai? Salvi di Inception? No. No? Situazione di disagio. Ma basta, non mi vergognare, mi tocca andare in giro. Sebastiano che mi bullizza. Non questo è vero. Sebastiano. Questo è vero Sebastiano. Ma no, ma ha detto cose vere. Per l'assaggio andate a vederlo sul canale di Marco, visto che ha pagato lui. Prima, è vero. Prima volta. Quello viola è lo hacker, è gusto lo hacker. Davvero? Viva Trento! Bolzano, vabbè, dai, più o meno. Viva il Trentino! Guardate, cos'è? Sotto la panna montata c'è il gelato. Allora si scioglie tra un po'. Ma allora è in sapore perché tu ci metti la coda della fragola, ci metti il gelato dentro, più la cosa è, allora poi si insaporisce. Sto facendo il video a Marco e sto facendo anche il video per me perché sai, il tempo è denaro, quindi bisogna denarizzare, sì. Guardate come sono brava, avete visto che mi ha insegnato a tenere la telecamera ferma, bisogna tenerla così, vedete che non si muove più. Quindi adesso se il mio stile dei miei video cambierà completamente, da video dinamici diventeranno video statici, è per questo motivo. Vabbè, oh, Marco è anche riuscito a mangiarla sta cosa, io non mi fido sinceramente. L'ho pagata. Ok, i soldi sono denaro. I soldi sono denaro. Guardate che comunque lui mente. Lui in realtà è strapieno di soldi e fa finta di essere povero. Così gli fate donazioni sul suo canale YouTube. Vero, ricordatevelo se volete farmi donazioni. Hai visto il tipo con i cornetti? Ma l'hai visto come mi ha guardato? Vai. No, è più il genere tuo. Comunque se volete offrirgli un caffè. Com'è che si chiama la tua pagina? Tall Mafia. No, quella per offrire il caffè. Coffee. K-O-F-I.
Ecco. Allora, guardate, sembra di essere in un sogno, ma ragazzi, guarda, guarda come sembra. Questo non è un filtro, no filter, guarda che roba. È l'umidità. È l'umidità. Cioè, l'umidità sta facendo. Madonna, ma che cos'è? C'ha le palle l'unicorno. Guarda, le palle dell'unicorno. Ok, l'unicorno è un maschio, abbiamo capito. Quindi unicorno, non unicorna. Vedete, mi frega sempre tutte le battute. E poi frega. Le spaccia per sue. Sì. Adesso la voglio proprio assaggiare. Era meglio la pizza cono. Era meglio la pizza cono. E se non seguite la mamma di Soul Mafia, andate qui. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store. Oh, yeah,